dal Gusket e buon venerdì a tutti. Dunque, questo video in teoria non avrebbe dovuto esistere perché avevo fatto un video dell'ultima che non facevo più video sul coronavirus. Il problema è che la situazione in generale, in base alle notizie e tutto, rende necessario un video di precisazione, perché praticamente nonostante tutto ci sono dei dubbi, almeno a me ci sono dei dubbi che voglio, tramite il filmato, voglio capire se c'è qualcuno in maniera intelligente, senza polemiche, perché qua non si parla di polemiche, uno che dica così così così, con le cose come stanno, ok? Capire un attimino la questione, perché ci sono dei dubbi un po' strani che mi sovvengono. Allora, tralasciando tutta la pantomima, tutta la cosa fino adesso, giornali, polemiche, tutto, che tanto sono lì all'occhio di tutti, quindi non fa bisogno di ribadire, ribadito. Ma di tutta la situazione ci sono delle cose stranissime, ovvero delle mancanze su tutta la questione, ovvero prima di tutto la cosa strana è che nonostante i blocchi, nonostante tutti i controlli fatti prima del 22 di febbraio, più o meno, improvvisamente l'epidemia è esplosa. Nel giro di 24 ore, dal 22, è andata su un'escalation, proprio una cosa pazzesca, no? E siamo arrivati a venerdì, quindi una settimana. In una settimana che era partito, che c'eravamo 3 contagiati, più o meno, e una ventina di persone in quarantena alla Cecchignola, che stavano per essere dismessi e poi stavano arrivando degli altri, come peraltro ci sono, ma lì è una cosa normale, arrivano dall'estero, ci sta, l'ha fatto in Francia, l'ha fatto in Germania, quello ha fatto né più né meno che gli altri paesi. Però, tolto quello, prime dichiarazioni trionfalistiche, eravamo i migliori, non abbiamo mai sbagliato niente, controlliamo questo, l'altro, là. Poi improvvisamente nel giro di 24 ore, una bomba, come fosse esplosa una bomba. E arriviamo, dopo una settimana, ad avere 17 morti, se i conti non sono sbagliati, perché qui variano di ora in ora, comunque abbiamo 17 morti e tra i 500 e i 600 contagiati. Adesso non do la cifra precisa perché varia di ora in ora, contagiati, ovvero contagiati che i tamponi che hanno fatto, che dovrebbe essere l'unico sistema per capire se sei contagiato da coronavirus in questo momento, danno esito positivo. Quindi di questi 600 ce n'è 17 che sono morti, quindi li togli, quindi ce n'è 500 e quasi, di questi 500 ce n'è qualcuno che è malato, proprio malato, conclamato, c'ha l'influenza, qualcuno che gli hanno trovato il virus addosso ma non ha l'influenza, poi ce n'è qualcuno che hanno detto che sono guariti, circa una quarantina, e la distribuzione di tutti questi, come si dice, casi, no? Ce n'è 400 in Lombardia, un centinaio in Veneto e poi 3 in Piemonte, uno in Veneto, uno in Toscana, uno in Puglia, 16 in Liguria, un po' sparsi. Ce n'è qualcuno su qualche nave in giro per il mondo, no? Che hanno bloccato adesso poi. Però diciamo che il concentrato è tutto in Lombardia. Comunque, fatto salvo che le notizie sono veritiere, no? Il mio dubbio è, di questi, facciamo l'esempio della Lombardia, hanno 400 casi, più o meno, no? 400 casi. Allora, ci saranno qualcuno in ospedale che è in terapia intensiva, quelli non possono parlare, sono lì, ma giustamente non è che vai. Ce n'è qualcuno che è malato, qualcuno che ha i sintomi o qualcuno che non li ha. Però facendo il tampone risulta positivo, ok? Allora, di tutta quella serie di persone lì,
che abbiano o meno la febbre, ma che sono comunque in buone condizioni, cioè hanno un livello di malattia tale che non sono moribondi in un letto che non possono parlare, hanno un'influenza normale. Io non ho visto nessuna intervista, ma nessuno che si è preso la briga di questi, e badate bene, sono circa 400 persone potenziali, no? Nessuno si è preso la briga di fare un filmato, come sto facendo io in questo momento. Cioè, se io avessi il coronavirus adesso, facciamo un esempio, no? Ho l'influenza, ma non sono moribondo, ho l'influenza. Volessi dare una notizia, dire, guarda, io sono uno di quelli che ho il coronavirus, sto abbastanza bene, ho la mia febbre, sono in casa, prendo dei medicinali appunto per contenere temperatura, quelle cose lì, e boh, i sintomi più o meno sono quelli, influenza, sto abbastanza, se salvo peggioramenti nel giro di 15 giorni, in teoria passa tutto. Poi posso dire che magari, non so, ho chiamato la guardia medica, sono venuti, mi hanno fatto magari il tampone per un controllo, per carità. C'ho l'obbligo di stare in casa perché comunque, a parte che c'ho l'influenza, cosa vado a fare in giro? In più è contagiosa, quindi cerchi di limitare il contagio, no? Però nello stesso tempo non sei moribondo in un letto o in coma. E di quei casi lì, fateci caso, io filmati non ho visti su internet, ho provato a cercare, sinceramente, né su YouTube, Facebook non dicono niente. C'è tanti filmati di polemiche, tanti filmati di goliardici, tanti filmati dall'estero, più o meno veri, più o meno veritieri, ma nessuno dice niente. E quindi quello è già uno dei dubbi grossi. Cioè, questo per dire che, parliamoci chiaro, è un po' strana la cosa, no? Almeno io la trovo strana. Poi magari vi direte voi, ma chi è che va a fare il filmato che è malato così? Capito? Non è che uno è obbligato perché è malato a fare il filmato perché c'è l'influenza. Però visto questa qui influenza particolare, visto che ormai con i social, con i filmati su internet, su YouTube, qualunque cagata, qualunque cosa stupida viene filmata, viene messa in rete, diciamo, fateci caso, trovate qualunque filmato su qualunque cosa, no? Che sia seria, non seria, che sia dichiarazioni false, vere, eccetera. Però di questi casi qui, gente che ha magari il coronavirus, cioè in questo momento è malata, ma in condizioni particolari da poter parlare, comunque ancora interagire, non è, ripeto, non è in condizioni così gravi da non poter fare un filmato, non c'è nessuno. La stessa cosa è adesso con i 45 guariti, che non c'è nessuno che ha preso la briga appunto di, ma neanche dei giornalisti sono andati lì a fare, a cercare di fare un'intervista a qualcuno, a dire, lei è guarito dal virus, com'è andata la questione, com'è, come non è, due parole, no, niente. La stessa cosa dei guariti del Spallanzani. Allora, lasciando perdere i giapponesi, i cinesi voglio dire, che magari sono stranieri, magari appunto non essendo cittadini italiani, poi adesso verranno poi rimpatriati, e un po' di privacy logicamente, ma dell'italiano, l'unico italiano, il primo che era in cura lì, che poi è guarito. Tutti i giornali, toni trionfalistici, è guarito, tutta una cosa così, no? Perché poi fa ridere anche la cosa, no? Ne guarisce uno, poi dopo però dà la notizia 25 morti, per dire, no? Dall'esagerazione all'altra esagerazione, come al solito. Però di questo qua, nessuno l'ha fotografato, nessuno l'ha filmato. Non c'è dichiarazione di sto qua, non l'hanno intervistato. Posso capire che quando era in cura lì, la privacy, anche perché comunque è una malattia nuova, l'hanno studiato, non so come dire, comunque si è dovuto, anche l'istituto lì aveva fatto le sue prove, le sue valutazioni e tutto, perché
sono malattie che, se non sai che non c'è un vaccino, sai che non c'è un procedimento di terapia sicuro, eccetera, vanno fatte tutte le prove del caso, perché è sempre una, come si dice, non dico un esperimento, ma è un, come si dice, è un modo di lavorare, no? Ti capita un caso del genere, cerchi di curarlo, salvarlo, però allo stesso tempo ci studi il caso, in modo che se capita un'altra volta, dici guarda, quello l'abbiamo trattato in questa maniera qua, sai già più o meno cosa fare, no? Quello lì ci sta. Però adesso è uscito e in cura, e ha tutti dichiarato che è guarito e tutto, guarda l'era. Lui, vabbè, potrebbe dire, io per privacy non faccio niente, ci può anche stare. Però è strano, è stranissimo. Sono quelle cose un po' boh. O ha l'obbligo del governo, di chi che non hanno permesso interviste, eccetera, perché l'unica cosa che è da pensare è quella. Perché quelli della Cecchignola, quelli che qualcuno è uscito, qualche dichiarazione l'ha fatta effettivamente. Nulla di più di tanto, ci può anche stare, però anche lì comunque ce n'erano di persone in quarantena, su 40 persone, 30 persone qualche erano, possibile che c'è nessuno che si è preso la briga di fare un filmato, anche minimo, non è che devi fare delle cose strane. Ma siamo tutti lì, tutti i momenti, la gente per farsi vedere fa qualunque cosa, in questo caso qui che è una cosa particolare, eccetera. Niente. Va bene, ditemi cosa ne pensate e se il discorso è plausibile. Per inciso, la mia non è una critica, è un dato di fatto. Da utente, da persona che segue, legge e fa un minimo di ricerca, questi dubbi sono saltati fuori. Poi magari sarò io che sbaglio a valutare, momento. Non sto dicendo che ho ragione io e gli altri hanno torto. Però effettivamente dà da pensare a questa cosa qua. Per cui datemi un parere. Ciao.